vengo afferrato per il collo, per il padero. Colpo sul volto. Altra variante, colpo all'inserzione del bicipite. Lo posso utilizzare per mettere l'avversario in leva articolare, atterrarlo e colpirlo. Posso fare cose più fastidiose. Andare alla gola, dietro la clavicola. Andare sul muscolo sterno cleidomastoideo. Andare dietro il naso. Può capitare, io cammino, lo sto tenendo in mano, lui mi afferra un braccio, lo utilizzo per portarlo in leva. Si ottiene un effetto come il nicchio dell'aikido. Posso venire cinturato alle spalle, cosa che può capitare a una ragazza. Colpo al centro della mano, girandomi, uso le chiavi come un mazzafrusto. Altri esempi, posso venire afferrato alla gola da dietro, colpo sul gomito sempre, o variante, libero un po' lo spazio, colpo ai genitali, colpo con la coda sotto il viso. Utilizzare il Kubotan anche in una difesa da attacco da pugno, ad esempio, lui viene con un cerno, sparo e colpisco l'inserzione del bicipite. Da qui, costole, 1, 2, 3, e poi da qui lo utilizzo per portare a terra il leva articolare. Vediamo una difesa, ad esempio, sempre con il Kubotan su un attacco di calcio, mettiamo un calcio frontale, esco, vado a colpire sul ginocchio, genitali, mento, poi da qui giro, faccio pressione sulle vertebre cervicali e lo atterro. In caso di attacco circolare, Mawashimeri ad esempio, esco assorbendo il calcio, colpisco e vado subito a inserirlo in una cavità popliteale, atterrandolo, poi da qui posso andare sulla rottura del piede.